Oggi un piatto per i più anziani. Ma no! Ciao a tutti e bentrovati nella nostra cucina virtuale. Sì, non sì, è vero, non è un piatto. Benvenuti a tutti i vecchietti. Perché sei? Perché sei tu più là, devi andare più là. No, tu devi andare più là. Più in là. Benissimo. Ma non è assolutamente vera questa cosa. È la zuppa del buon rientro. Del buon rientro, sì, nei del blue buon jeans. Rientro. Dopo brava, che ci siamo strafogati queste, bene, durante queste, bene, vacanze. Vi vedo ingrossati, ingrassati, vi vedo ingrassati. Li posso dirlo? Li vedo ingrassati. Anche sì, loro li ci vedranno ingrassati. Li vedo ingrassati. Quindi invece è meglio, no, che non lo dici. Noi non ditecelo, vi prego. Allora. Bene, bene. Bene, ragazzi, tu taci perché il tuo compito è tacere e fare le smorfie. Tu taci. Vi dico semplicemente che questa è una zuppa buonissima, saporitissima, che hanno mangiato tutti e due i maschietti della mia famiglia, quindi questo è sinonimo di garanzia. Vi consentirà di fare dei pasti gustosi non rinunciando, bene, al, bene, rientro. Basta parlare, guardatevi la ricetta e ci vediamo dopo. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima e saporitissima zuppa del rientro. Rientro dalle vacanze, rientro a casa dopo una, sì, fredda, brava, giornata, brava, ma rientro, soprattutto brava, rientro nei jeans, rientro dopo lì. Di panza. Dopo esserci strafogati durante le vacanze. Quindi una ricetta sicuramente piena di gusto, ricca di vitamine, principi attivi. Fibre, sali minerali, brava, e chi brava più ne ha più ne metta. Cominciamo subito con 250 grammi di ceci lessi, io li avevo già pronti, quindi eccoli qua. 150 grammi di farro per 4 persone, poi 400 grammi di zucca, 100 grammi di cipolla bionda, 100 grammi e questa bella patatina. Poi ci occorreranno, sempre per 4 persone, circa un 100-120 grammi di grana padano o parmigiano reggiano. Eccolo qui, tutto in un unico tocco, da cui ho tolto anche la parte della buccia che non butterò, ma che farò cuocere nel mezzo della zuppa. In più, come condimento, olio extravergine di oliva e sale a vostro piacimento. Cominciamo subito. Voi cominciate con ridurre a dadi sia la zucca che la cipolla. Io non la taglio molto sottile nelle zuppe, mi piace che si senta un pochino la cipolla, la rende più rustica, ma se voi non la sopportate, trituratela, addirittura frullatela, scomparirà, lasciando solo il sapore. Tagliamo a dadini leggermente più piccoli anche la nostra patatina. Ne metto pochissima, giusto per portare la quantità di amido che ci servirà per far addensare un po' meglio la zuppa. Considerando che poi ci sono anche i ceci, non sarà un problema. Taglio sottilissimo, non lo grattugerò. Mi piace aggiungerlo così, un po' a petali, all'interno della minestra, quando sarà quasi pronta. E voilà, una parte li metterò alla fine della cottura, proprio 5 minuti prima di tirare giù dal fuoco la pentola. Un'altra parte la spargerò sopra, fiocchetti, sui piatti. L'orzo l'ho già sciacquato, cominciamo subito. In una pentola abbastanza grande metto un po' di sale, non tantissima acqua perché preferisco l'acqua aggiungerla tiepida a poco, verso il farro tutto. Le patate, la patata, la cipolla e la zucca. Il pezzetto di grana, sì, meno della metà dei ceci, così. Bene, pongo tutto sul fuoco a fiamma bassa e lascio cuocere rimestando piano piano per almeno 35-40 minuti. Mentre la zuppa bolle, non so se la sentite in sottofondo, io faccio un'altra cosa. I miei ceci, quelli che avevo lasciato da parte, ne prendo, di quella quantità messa da parte, una buona metà, così, ne lascio giusto un pochino da parte. Metto l'olio con cui voglio condire tutta la crema all'interno dei ceci, quindi in questo caso un 4 cucchiai di olio. Aggiungo un altro pizzichino di sale, non molto, e faccio un'emulsione di questi ceci.
fatto questa specie di hummus senza aglio e senza nulla, lo metto da parte e lo aggiungerò a fine cottura alla zuppa per renderla ancora più cremosa. Ok, dopo 30 minuti circa la zuppa si presenta così, vedete? Tutti gli ingredienti cotti, ma ancora molto liquida. Adesso dobbiamo darle una mano ad addensare. Innanzitutto inseriamo l'ultima parte dei ceci, questo darà una consistenza più turgida. Quindi inserisco il purè, anzi la purea. Dai, parliamo normale. La passata di ceci, rimesto leggermente. Ecco, e già la consistenza diventa più cremosina, vedete? È una cosa che succede in un attimo, così. E a questo punto che mettiamo il parmigiano. Prendo il parmigiano e lo verso dentro pezzettini, così. E mescolo molto velocemente, non deve fondere, deve semplicemente un po' ammorbidirsi. Bene, spengo la fiamma e impiatto. Sfiocchettiamo un altro pochino di parmigiano sulla porzione di ogni commensale, un micro giro di olio per fini puramente estetici e la nostra, perché tanto l'olio l'abbiamo messo nei ceci, la nostra zuppa è bella e pronta per essere degustata. Un piatto salutare, unico e buonissimo, che non ci farà rimpiangere le grandi mangiate di Natale. Buon appetito a tutti! Quindi a se il piatto sì, a me è piaciuto tanto, provate questo piatto e se vi piace condividete il video, mi raccomando condividete anche i video che posto giornalmente sulla pagina Facebook, questo aiuterà Due Cuori Una Cappa a lievitare un po' di più. Benissimo, quindi mentre lievitiamo i numeri, qua c'è una, la vedete? Non so, no. Mentre lievitiamo, vieni, eccola, era lì che mi chiamava, allora, allora, mentre che vi stavo dicendo, questa monella mi ha distratta. E allora provatela e fateci sapere cosa ne pensate. E nel frattempo preparatevi perché ci saranno una serie di piatti gustosi ma benevoli con la linea per rientrare dopo le feste in ciò che avevamo abbandonato. Purtroppo le feste sono finite, bisogna ricominciare a fare i bravi ragazzi. Bene, quindi continuate sempre, ricominciate con Due Cuori Una Cappa, rientrare nei jeans e noi ci vediamo al prossimo video. Sulle vostre tavole. Ciao! Ciao, ciao.